Salve Salvino a tutti, gente, e siamo di nuovo su Jade Empire, qui sul Centipede. E quindi i nuovi 30 minuti di gioco. Aspettate che metto il cronometro, perché appunto così almeno facciamo le cose per bene. Allora. Ah, sì, ho messo la calcolatrice, ho sbagliato. Cronometro, start. Ok, vai. E così facciamo le cose a posto. Allora, eravamo arrivati qui, davanti al falò. E vediamo un po' che ci dice Stella Is there dell'Alba. anything you need? I'll do whatever I can to help. Allora, Stella dell'Alba, mi interessa sapere come stai. Qualcosa ti preoccupa? Ho alcune domande generali. Arrivederci per ora. Allora, io volevo il personaggio un po' gnè gnè, un po' cattivino. Quindi la prima no. I will answer what I can. Allora, ci sono varie scelte. Se proprio interessano questa, quella di prima, su cosa dovrei concentrarmi? Che ne pensi di questo posto? Ok. I do not like the area around this place, around Tien's Landing. There is rot here, deep in the heart of it. There are secrets, and there has been much suffering. Maybe I just feel this way because of what happened at the school, or what I fear will happen to Master Lee. I just know we must be careful. Non apprezzo la tua mancanza di fiducia nei miei confronti? Ok. The lives of our friends are already lost. Master Lee's life is still in jeopardy. How many others will come to depend on you? I fear your burden, not your ability. Non ho mai chiesto a nessuno di dipendere da me? Ma sì. We can't always choose such things. We can neither escape nor ignore what we are meant to do. I'm sorry. Is there something else we can talk about? Su cosa dovrei concentrarmi? Sì. Zoo made it quite clear what we must do. We need a wind map and we need a flyer. The longer we take, the farther away Master Lee gets. Ok, quindi sempre le solite cose. Vabbè, dai. Be well, my friend. Sì, sempre le solite cose, quindi andiamo. Andiamo giù il sagace invece. Yes? Is there something you want? Che ne pensi della nostra situazione I won't attuale? get in your way if you don't get in mine. I have nothing more to say about where we are. Vabbè, basta Goodbye. così. Allora, ho alzato un pochino l'audio del loro, il loro audio, l'audio delle voci, dei dialoghi. E prima stava a 50, adesso ho messo 55 perché ho notato che nel vecchio episodio erano comunque bassi, cioè erano un po' troppo bassini. Spero adesso non siano alti, non credo, solo del 5% aumentato. Poi, nell'altro episodio, ho notato che non avevo visto una cosa indietro, quindi direi di tornare indietro. Mi ero perso, cioè, non è che mi ero perso, però qui non ero andato a vedere il portone qua. Il cancello, esatto. Ti serve una chiave per aprire questa porta. Ok, vabbè. Perfetto. Però intanto abbiamo visto sta cosa. Perché mi pare che non c'ero stato. Riguardando l'episodio, non l'ho fatta sta cosa. E vabbè, quindi ora. No, magari c'era qualcosa di interessante e ce la siamo persa. Anche perché quel tizio, quel contadino che abbiamo incontrato, era lì in difesa, se non sbaglio. Era stato obbligato a difendere quella zona, quindi qualcosa di figo poteva esserci. Allora, qui ci sono le pecorelle. Sì, pecorelle. Mentre qua c'è un po' una visuale della zona circostante che è un po', vabbè, un po' vuota. Ok, quindi credo che toccherà andare. C'è una strada sola, mi pare, qua. Non ce ne sono altre. Quindi andiamo. Oh, c'è gente. Nara ir fonir wonu kanawa ofa ir kanawa wonu. Continua. Mother and I are getting out of this town. If you have any sense, you'll do the same.
Akwakwak wo so soni e sono fonia si sai e nawakwak. Perché quando parla lei mi mente continua? Allora, zitta figlia, devi portare rispetto agli stranieri. Quando siamo fuori città dobbiamo stare attenti a tutti quelli che incontriamo. Forse è un po' esagerato, dai. Chi sei, dai? Ma perché quando parla lei c'è continua? It's sure to be more exciting than this dead place. Koni okyo e kawa ye wo kawa ye watita osia kwanif nipa wie. Vabbè, questa sempre continua. Uxayer sinini sisayer rusta atapafa weir sumpuno ko suir towerok. Ok. Perciò abbiamo deciso di cercare fortuna nella regione selvaggia. Non andare, forse posso salvare la città. Che serve scappare perché non trovi una soluzione. A che serve scappare perché non trovi una soluzione? Credi che le cose miglioreranno se lasci la città? C'è sto mouse. Ok. La regione selvaggia è molto pericolosa. Ah, dai, stavolta voglio rispondere così. Dunque preferisci agire da codarda e sfidare i pericoli peggiori? Cioè, tutta sta frase l'ha detta in quattro parole questa. Ok, va bene. Che lingua è? Non si sa. The pirates are Gao the Greater's men. He has holdings near here, and access to quite a lot of flyers, as you've seen. Pierre Uxayer Sinini Sisayer Rusta Atapafawir Sumpuno Ko Suir Towerok. Sisayer Ifogoso no Koso Ayeria. Sayer Kanoa Fwanuir. Allora, perché la diga grande è aperta? Se la diga è aperta, perché il fiume è così basso? Sai dirmi altro su questi pirati? Dov'è il padre di Fu Yao? Vai pure per la tua strada. No, domandiamogli. Perché la diga è aperta? Ok. Se la diga è aperta, perché il fiume è così basso? Unipir uxayer si sini nisayer pusta o ifuer uxunok no kawayer. Sai dirmi altro su questi pirati? Va bene. Ukir nepo si se sayer wosayer wosayer nifuer. Noni wosayer tar wowir ignisaro konkna. Beh, alla fine non è chissà quanto vigliacca allora. Vai pure per la tua. Dov'è il padre di Fu Yao? Vabbè, basta così. Gli ho chiesto tutto. Vai pure per la tua strada. Beh, in pratica devo fuggire, cioè, se non ho capito male, il motivo per cui bisogna fuggire è semplicemente perché, per la diga, perché la città è stata tagliata fuori. Non è un motivo così, cioè, siamo dei tizi che combattono, non mi sembra una cosa. Out of our way, woman. In this town we don't step aside for you, you step aside for us. The peasants of this village may cower before you, but I do not. If you are smart, you will apologize for your behavior and walk away. Don't tell me what to do. You think I won't hit a woman? You have to learn your place. This whole town has to learn its place. What are you looking at? This doesn't concern you.
Non sono in cerca di guai. Too bad, because trouble just found you. Meno male. Ah, perfetto. Il frame rate mi sta calando brutalmente, non so perché. E quindi morirò sicuramente. Ok, no, mo si è ripreso. So perché, perché finora è sempre stato tranquillo a 30 registrando. Adesso sta a 28, 29. Vabbè, comunque. Allora, per curarmi era questo, ok? Sì. Perfetto, madonna che calcio che gli ha dato. Beh, sono morti malissimo questi. Li abbiamo crivellati. Qui, what are you doing here? It's been a long time, Zoo. I haven't seen you since that night. I did as you asked. The child is safe. I made sure of that. I know. After we spoke, I followed you. I wanted to be sure she was given a good home. You did well, Hui. Hui and I knew each other long ago. She was a soldier and I needed her help. There was a child, an orphan. I knew Hui could find a good home for her. Ero io quella bambina? Chiediamogli chi era. Just a girl. Her parents were dead. I couldn't look after her, and I knew Hui by reputation. I knew she would find a good home for her. Dove si trova adesso questa bambina? No, noi glielo chiediamo proprio direttamente. She's safe. That's all you need to know. She doesn't concern you. Besides, we don't have time to worry about something that happened almost 20 years ago. E però vedi, 20 anni fa. Potrebbe yes, essere. Those are old worries. Thank you for your actions today. Even if these men were no real threat, just simple sailors frustrated at the shallow river that holds them here. There are pirates in the area, and they pose a far greater danger. You will likely encounter them, especially if you are the one I am waiting for. As Sagacious Zoo mentioned, my name is Hui. Tell me, young woman, what is your master's name? Sono stato addestrato dal maestro Li di Due Fiumi. Il vero nome del mio maestro è Sun Li, il glorioso stratega. Perché ti interessa saperlo? Vabbè, dai, sì. I am charged with finding the protege of a dear friend. With the river preventing travel, you must be from further out on the borderlands, the direction he said to look. After seeing you fight, I have no doubt. I fought under his command. I see his teachings in your moves. Sun Li is your master, and you are the one I am to meet. So it's true. Master Li really is the Emperor's brother. I wish I had known. He is gone, isn't he? Taken by the Lotus Assassins just as he thought. He knew they were always searching. They are right to fear him and his legacy. The glorious strategist was certain the path to the Imperial City would bring you here. He was also very specific about how I present my information to you. You must be ready. Ok. Allora, è stato anche molto specifico su come devo darti le informazioni in mio possesso. Devi essere pronta. Così è troppo semplice. Il maestro lì non poteva prevedere che mi sarei schiantata qui. In effetti, non c'ha tutti i torti. Ok. You had a flyer. You're right, I doubt he anticipated that. The glorious strategist accounts for every possibility within the known conditions. Had you simply flown past... Well, I do not want to contemplate that. My time here would have meant little. I served under Sun Li and was trusted enough to be contacted after Dirge fell. He told me of the weeks-long siege and how spirit monks were slaughtered so his brother could take their temple. It was madness. The Emperor killed the Water Dragon itself. The Water Dragon? The Shepherd of the Dead, a goddess of rebirth. To try and steal her power, to even think it could be attempted. Has any mortal ever shown such arrogance? Hmm.
Un crimine del genere contro l'ordine non passerebbe inosservato. Quale mortale mostrerebbe una simile arroganza? Non deve essere granché come divinità se è caduta sotto i colpi dell'imperatore. Ha! There are many beings that exist beyond our experience. The heavens are governed by a celestial bureaucracy. Each facet of existence is managed by a specialized attendant. Most appear to have little influence, but some, like the water dragon, have a portfolio that grants exceptional status. She was said to have governance over the great wheel. She was not a maker, but all life that ended passed her gaze before returning to the earth in another form. Sun Hai sought rebirth for his empire at the cost of the natural order. Her body was taken to the palace as a grim trophy of the power that ended the long drought. All the while, the people hailed the emperor as a hero, ignorant of the price. Molto chiacchierato sto gioco. Quindi tocca seguirlo così, purtroppo. Cioè, è un bene, ma non so quanto lo è youtubicamente, diciamo. Però vabbè. Allora, vediamo. Allo stesso tempo il popolo acclamava l'imperatore come un eroe, ignaro del prezzo pagato. L'imperatore ha sterminato la mia gente per impossessarsi del potere del drago d'acqua? È stato questo gesto dell'imperatore a suggerire al maestro Li di nascondersi? Come è riuscito l'imperatore a uccidere una divinità? Perché nessuno ha mai parlato dell'incendio di canto funebre prima d'ora? Cosa sai sulla grande ruota sul Pantheon? Cioè, vabbè, sono tutte domande, credo che possano essere rifatte poi dopo, quindi scegliendone una. Io continuo a insistere sul fatto che un imperatore ha ucciso una The divinità. Water Dragon's power was tied to her temple at Dirge and the strength of her servants. When the spirit monks were slain and Dirge fell, she became vulnerable. Her physical form could be injured, but she was also a god. Maybe her spirit still exists. I don't know. I'm no expert on the heavens. Allora, è stato questo gesto dell'imperatore suggerire. Allora, io direi la prima. L'imperatore ha sterminato la mia gente per impossessarsi del potere del drago d'acqua? Even a god is not invincible. They have their place and it can be challenged. Sun Li could not stop the slaughter of the spirit monks. He fled the battle with you in his arms. Most believe Sun Li fell at Dirge, a lie spread by the Emperor. A handful of us knew that he lived, and we also learned the terrible price of his rebellion. Li's wife was with child, his daughter born in the Imperial Palace while he was at Dirge. He never saw her. Within weeks of the siege, the Emperor had Li's family executed. Executed. Murdered. The Lotus Assassins were to cut them down. A mother and newborn child. I have no doubt that order came from Death's Hand himself. Non riesco a credere che Maestro Li abbia abbandonato la sua famiglia. Perché Maestro Li ha fatto una cosa del genere? Cosa c'è di tanto speciale in me? He probably didn't think his family would be harmed, but even had he known, he might still have saved you. Li knows you have a destiny to fulfill. You're the last of your kind. The natural order has been disrupted. There is much to say, but first I was instructed to impart some very specific knowledge. Your master was very clear. It is time to continue your training, and I am honored to add to the basics that Sun Li instilled. A brief description should reinforce the style you saw me use. Ok, quindi impariamo nuove tecniche, mica male. Sono sempre pronto a imparare, credi di poter insegnare? Non dovremmo parlare del drago d'acqua e di come salvare il maestro lì? No, 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 no. Va bene, mi piace nuove Certain tecniche. lessons had to be withheld until you were ready for the attention they will bring. Sun Li taught me so that I would teach you. I must Ladro di train you in spirito. spirit thief. Spirit Magic thief. and weapons tire you. Draw on them too much and you could be left defenseless. Spirit Thief restores your chi, prolonging your ability to fight or ignore wounds. It is especially useful when enemies are immune to basic martial attacks, when you must use magic or weapons. It can even immobilize a foe, allowing time to recover even more. This short lesson should be enough for now. Come speak with me in the tea house. We will talk of your master and more. Ah, già mi ha insegnato.
Wow, nuova tecnica. La voglio vedere però. Ladro di spirito, eccola qua. Ah, la sostituisco ai mille tagli, vedi? Me la mette al posto dei mille tagli. E adesso però posso potenziarla. Allora, a parte che ci sono dei cambiamenti qua. Allora, vediamo un po'. Che roba è? Che cosa accade? Ah, ok, no, vabbè. Quindi ci ho sempre trova un nuovo velivolo. Ah, le mette tutte in ordine, vedi? Giustamente. Ui, la coraggiosa è un emissario fidato e leale del maestro Lee. Su suo ordine è rimasta per anni nell'approdo di Dien preparandosi al tuo arrivo. Dopo aver atteso questo momento così a lungo, sembra ansioso di comunicarti quello che sa. Ok. Ok, quindi in pratica stiamo qui, l'abbiamo incontrata per un'incredibile botta de culo, in sostanza. Allora, abbiamo letto già tanto in questo episodio, non leggo, mi dispiace. Più che altro perché continueremo a leggere tanto, perché tutti sti dialoghi tocca farli. Preferisco fare sti dialoghi qua che leggere quella roba. Please, please excuse me. I know I shouldn't be crying in public like this, but I just can't help it. Ti prego di perdonarmi, so che non dovrei piangere pubblicamente in questo modo, ma non riesco a trattenermi. Chi sei? Che c'è che non va? Il tuo pianto mi sta disturbando. Va bene. Of course. I didn't mean to disturb you. I'm sorry. Please, I don't want any trouble. I've got enough trouble as it is. Ok. Allora smettila. I am sorry, Great One. I humbly beg your forgiveness. I'll try to cry quietly. Poraccia, mamma mia. I'm sorry if my crying is bothering you, Great One. I'm trying to be as quiet as I can, but it's hard when the one you love is suffering. Ah, quindi se gli dico allora smettila, probabilmente non faccio la missione secondaria. Esatto. I'm sorry, Great One. I'm sorry. Allora, My fiancé, facciamola. Baker Bay. Every day a group of thugs attacks him and beats him up. He tries to avoid them, but they find him wherever he goes. The beatings are getting worse. I'm terrified they're going to kill him. After I saw you take on those sailors, I thought, well. Deve esserci dell'altro in questa faccenda. Mi occuperò di questi teppisti per te. Quanto puoi pagarmi? Questo non è un mio problema. Quanto puoi The pagarmi? life of my fiance? I will give you my entire dowry. Bay is a good man who will marry me even without it, and my dowry is a small price to pay to keep him alive. Affare fatto, mi occuperò di questi I teppisti knew you'd per te. understand being a woman. Thank you, my lady. If our firstborn is a girl, she shall have your name. Bay is down at Baker's Pier right now in the southeast corner of town. If you hurry, you can probably get there before the thugs attack him Si trova today. al molo del mendicante, sud-est della città. Ok, io penso di fare sta missione secondaria. Anche perché mi sembra bella frenetica. Invece la missione principale vedo che è molto chiacchierata. Allora, ritorno qui, non leggo. Vi do la possibilità di fare uno screenshot o di stoppare il video. Se volete voi che state a guardare il video, leggervi quella roba. Allora, questa è la città, ha detto sud-est. Don't be like that. Sud-est. Quindi sud-est, ed è qua. No, quella è ovest. No, è est. Boh, non lo so. Mi impiccio sempre. Sto facendo la grande figura di merda se mi sono impicciato. Comunque, vediamo di trovare. Se no, metto la mappa grande. E allora. Lince il guizzante. Allora, aspetta un attimo. Il fornaio malmenato. Bene, si trova di solito al molo del mendicante, nella zona sud-est dell'approdo di Tien. Quindi andiamo a vedere il. Il molo del mendicante, no? Fatto giusto, perfetto.
contento. Sono contento. Era qui? Sì, ancora più giù. Che è? Hey, Baker Ah, Bear. ecco. How are you today? Go away! I told you I want no part of this. Tell Ai Ling to leave me alone. If you want to tell Ai Ling something, go tell her yourself. In the meantime, we have our orders. Nothing personal. It's a little personal with me. I like sticking your face in the gutter. Hold on a sec. We've got company. Sì, oltre ad aver compagnia, mi so. You're a little too interested in our business, friend. Looks like we gotta teach you to back off when Ai Ling's boys are working. Thousand cuts. No, aspetta col Thousand Cuts. Prima vorrei salvare la partita. Perché non puoi salvare durante un combattimento. No, perché non è che abbia. Infatti sto nella merda. Ecco, se muoio sto nella merda perché io non ho salvato. È da una vita che non ho salvato. I need healing, ci muoio. Ed è da una vita che non ho salvato. E che faccio, mo? Sto nella cacchissima, sto. Forse c'è qualche salvataggio automatico, boh. No, sono morto. No, i salvataggi automatici non ci sono. Quindi sono nella merda. Allora, come nel vecchio video, taglio, ritorno qui. E ci si ribecca. Yes. Così. Quello che ho fatto, l'ho fatto. Ok, stavo esplorando per trovare un cristallo per curarmi. Ho rifatto tutto quello che avevo fatto prima. E è partito questo filmato. Pretty. Questi che parlano strano devo sempre far continua. Put that sword back, lout. Surely there was never a minister as unlucky as Minister Sheng to suffer such insolence. Koni onayu tashika wheel funil sathara pony. And still poor Minister Sheng suffers the insults of tradesmen who know nothing of justice. Where would I put the lout? My jail has been burned to the ground, along with my office, I might add. I have no place to put thieves, so stop questioning your betters. Ok, è un semplice filmato di intermezzo, diciamo, ci dà accesso a queste altre robe. Io però appunto stavo cercando un cristallo per curarmi e cose del genere. E perché ho la vita curata ma non ho il ki, purtroppo. E ho notato che quelli sono abbastanza fortini, quei tipi. Anche perché sono parecchi e poi pure perché sono scarso io, quindi diciamo che tutto ciò è una. Ah, ma è in fiamme sta roba, ammazza. Cioè, era quello che diceva il tipo, però non pensavo era qua, a quel posto. Vabbè, comunque. E qui però non riesco a trovare, purtroppo, dei cristalli, quindi, boh, sì, il cristallo. Non mi ricordo come si chiama, comunque, quel robo che ti permette di curarti. Quindi, vabbè, ora salvo e andiamo lì a batterli. Provo a batterli così. Col key basso e tutto il resto, sì. Quindi, salviamo. Allora, salva e ci si prova. Ok. Vado avanti i dialoghi, tanto li abbiamo già visti.
Ok. Allora, più che Thousand Cuts, volevo provare la nuova. Anche se è debole la nuova, però. Vabbè, facciamo Thousand Cuts, va. Quelli con le cose devono morire all'istante. Vedi, fanno malissimo con quelle. Vabbè, qua iniziano a fare i mammalucchi come al solito che separano. Beh, io schivo così e vai. Vabbè, va a finire male. Lo sapevo io. Non stoppo perché ricarichiamo subito. E questa cosa la faccio. Il cronometro dice che è passata mezz'ora. Però vabbè, dai, un po' di più non è un problema. Anche l'altro video alla fine durava circa 35 minuti. E in generale non è proprio, diciamo, talebana la cosa. Mezz'ora, se no, boom. Ok. Dai, col Thousand Cuts. Vabbè, ma già mi iniziano a menà questi? Eh sì, già mi iniziano a menà. Il problema è che se mi avvicina un nemico, mi attacca. Anche se sta attaccando qualcun altro. Aggra me. E io ho finito il ki, eh. Vedi, vedi, adesso ha aggrato me quello. Ok, uno è morto. Perfetto. Oh, via, 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 via. Però non schiva, che palle. Ah, ma il Ki mi sa che in qualche modo si può recuperare durante le partite, perché... Ok, è morto il compagno, quindi sono morto anch'io, praticamente. Forse devo smetterla di usare il mille tagli. Devo provare a usare anche un'altra tecnica, forse? E il ki è insufficiente. Niente, sì. Insisto, insisto. Insisto e persisto. E potrei anche tagliare questa parte, così il video non viene troppo lungo, non mi fisso troppo su questo combattimento. Ci rivediamo direttamente a quando batto loro. A quando li batto. Potrei anche pensare di far così. Ma sì, dai. Ok, ce l'ho fatta. Bella inquadratura. Ok. L'ho battuti proprio subito dopo, infatti potevo anche registrare, però forse magari proprio la registrazione dover parlare mi... No, è una scusa del merda, sono scarso io, punto. Comunque, loro mi avrebbero potuto uccidere se non fossi intervenuto tu, grazie, non mi sei. È stata Lan a chiedermi di aiutarti. Lan ha capito che non eri in grado di cavartela da solo. Never live this down. Vabbè, erano in quattro, zio. Credo. Erano comunque più di te. Sorry, forgive me, honorable stranger. I'm not normally so. Well, I'm a bit of a wreck right now. I've taken some pretty bad beatings these past few days. I didn't mean to sound ungrateful. I'm just worried about Lan. She's very emotional. I've done my best to try and keep her from becoming involved in this. Allora, fuori da casa esattamente. Faresti meglio a dirmi cosa sta succedendo. Stocks are acting on Eiling's orders. She's the head of their gang. They have a small hideout in the boathouse. Eiling and I were friends when we were children, but we drifted apart as we grew up. She fell in with some rough people, as you've already seen. Sì, l'ho visto. Ever since I got engaged, Eiling has become obsessed with me. Every day she sends her thugs to beat me up. She says she won't stop until I go talk to her. Vabbè, c'è una cotta per te, insomma. She's obviously crazy. I've done nothing to her. We haven't even spoken in years.
If I go to her hideout to talk to her, I'm afraid that I'll never come out. At least the beatings on the street are out in public. They won't kill me in front of witnesses. Well, not on purpose anyway. L'hai detto all'anno, la sensazione che tu stia nascondendo qualcosa, forse potrei parlare ad Aileen per te, potrei uccidere Aileen e questo risolverebbe i tuoi problemi, ok. No, don't do that. Aileen and I were friends once, even if it was a long time ago. I don't want to see her dead. Not if there's another way. L'hai detto all'An? No. Lan's very emotional. I didn't want her to get upset. First, I didn't tell her anything at all. But I couldn't hide my bruises forever. So I told her about the beatings. But even then, I didn't mention Aileen. It's bad enough what's happening to me. I was afraid if Lan became more involved, Aileen might hurt her too. Forse potrei parlare ad Aileen per te, ho la sensazione che tu stia nascondendo qualcosa. I'm completely honest, I swear. I know how this looks. You must think I've done something to deserve this, but I have no idea why Aileen is after me. Vabbè, forse potrei parlare ad Aileen per te. Thank you so much. Aileen and her thugs are in the boathouse. Please just ask her to leave me alone. All we want is to live our lives in peace. Ok, a posto. Missione secondaria risolta, fatta. È da parecchio che sto registrando, quindi è arrivato il momento di stoppare l'episodio. Purtroppo non sono andato avanti tantissimo perché ci sono molti dialoghi sul gioco e però tocca farli, quindi... quindi sì, è molto chiacchierato il gioco ed è un aspetto figo, diciamo, mi piacciono i giochi quando sono così, però appunto si perde parecchio tempo a fare queste cose, però aiutano a entrare nel gioco, anzi poi c'è anche la questione del, diciamo, del karma all'interno del gioco, positivo, negativo, e che è molto figa come cosa, appunto, è importante l'aspetto del... diciamo dei dialoghi, proprio per quel motivo lì. Intanto a sto punto abbiamo sbloccato questa nuova tecnica che non ho provato, però aumentiamo un pochino sia il danno ki che la velocità. Sì, ci sta. E a questo punto io salverei. Dov'è? Salva. E niente, quindi lascio il salvataggio al prossimo giocatore. E niente, se il video vi è piaciuto, se sta roba del centipede vi piace, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate quello che vi pare, e ci si ribeccherà forse se il giro continua, anzi credo abbastanza sicuramente il giro ricomincerà da capo e ci si ribeccherà. E quindi vi lascio ai prossimi giocatori e ai prossimi video. Ciao ciao!